volevamo sapere come nasce questo progetto del docufilm, se ci puoi spiegare come nasce. So che tu hai fatto una conferenza sul cyberbullismo e questa ragazzina era in sala e assisteva a questa conferenza. Da lì. Sì. Il titolo di questo docufilm può sembrare criptico, 12-2. In realtà 12-2, come si può intuire, è una data, è il 12 febbraio 2016, quando in un incontro sul cyberbullismo a Sassari mi scrisse qualche ora dopo una ragazza che dopo 5 anni di silenzio, ecco, trovò la forza di confessarmi le vessazioni subite, i dolori e quanto altro. Da lì c'è stato un interregno, un periodo molto complicato perché lei aveva depositato a me il suo dolore, lei minorenne, io maggiorenne, quindi una situazione anche complicata dal punto di vista giuridico. Alla fine, non so come, sono riuscito a parlare con la mamma, e da lì Alice è tornata, ma veramente una nuova vita, tant'è vero che una delle grandi battaglie, adesso dico una cosa che fa sorridere, una delle grandi battaglie sostenute da me e Alice è stata quella di farsi tatuare, questo era un desiderio di Alice, farsi tatuare questa scritta 12-2 sul corpo, e alla fine la mamma, contraria ai tatuaggi, ha accettato per un semplice motivo, perché quella era una rinascita. Da lì nasce il docufilm girato con uno smartphone. Proprio a testimonianza che questo oggetto può essere usato in maniera ottimale, questo è uno strumento di comunicazione, è uno strumento che favorisce la conoscenza, è uno strumento però, dipende da come lo si usa. Quindi così è nato 12-2 e Offline, la vita oltre lo schermo, questa campagna che nasce con questo progetto itinerante di prevenzione con l'ufficio della garante Infanzia. dell'infanzia e dell'adolescenza e un'associazione che si chiama Un'altra Storia, è nato questo progetto itinerante per l'Italia che vuol raccontare la storia di Alice e inviti tutti a parlare. C'è un rumore di sottofondo, sono i ragazzi che stanno entrando, quindi nessun problema. È un rumore sano, è il rumore di chi tra poco assisterà a questo incontro.